Tutti sanno quanto è importante andare a scuola, quanto è importante la formazione e naturalmente dobbiamo partire dall'inizio, proprio dal primo giorno di scuola, anzi oggi si comincia anche prima, no? Perché ci sono questi programmi. Ovvio che la funzione visiva è fondamentale, media l'83% del collegamento col mondo esterno e quindi è ovvio che se ci sono delle difficoltà di vista o dei difetti di vista o delle situazioni anomale, soprattutto nei bambini, questi ne determinano un problema di sviluppo fondamentale, proprio anche culturale, perché non ci si può attenzionare, non ci si può concentrare. In poche parole, è uno strumento che impedisce di imparare a formarsi, a studiare, ad avere la conoscenza. Le cose principali sono, come sapete, l'occhio pigro, nel senso che molti di noi nascono con una differenza di difetto importante tra un occhio e l'altro, quindi c'è tutta un'assistenza ormai consolidata che porta ottimi risultati e che cambia il futuro di questi bambini. Perché? Perché senza fare niente rimangono praticamente con la visione in un solo occhio, mentre trattati, e non sono trattamenti impegnativi o pericolosi, recuperano pienamente. L'altra cosa fondamentale è poter sempre visitare da parte di un medico oculista questi bambini perché dobbiamo individuare al proprio nascere ogni tipo di difetto visivo. I difetti di vista sono considerati una malattia sociale nel nostro paese, quindi come il cancro, come le cardiopatie, come le dipendenze dalle droghe, proprio perché hanno questo impatto fondamentale. Dobbiamo tenerci cura dei bambini e naturalmente l'appuntamento con la scuola è un appuntamento caratteristico, classico, semplice. Ogni medico oculista è in grado di sostenere perfettamente questi problemi dei bambini, quindi i medici oculisti sono 7.000 in Italia e abbondanti e sicuramente molto ben formati per tutto questo tipo di patologia.